Volevo sapere una cosa. Ma avete fatto anche qualche canzone d'amore? Sì, 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 abbiamo fatto di canzoni d'amore. E a tuo padre e a tua madre che cosa hai dedicato? Gli ho dedicato molte canzoni, ma in particolare ho notato una canzone che racconta la storia di un operaio in fabbrica che parla al figlio e gli dice che la catena di montaggio non è soltanto quella che si vede dentro la fabbrica, ma è anche quella che sta fuori, quindi di stare molto attento. Basta, assolto? Assolto? Ok? Allora, Stefano Natali, Fontania di Vito, ci fanno un altro pezzo, vero? Un altro brano. Sì, approvite forte, se no non lo fanno, eh? Allora, prima di fare quest'altro pezzo, si chiama Le Fiamme del Deserto, io sono molto contento di questo invito, sono molto onorato di essere venuto qui e ringrazio Giovanni, tutta la Matriosca e tutti quanti voi. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo bisogno di queste cose, ce ne abbiamo un grande bisogno. Bene. Grazie Stefano. Sangue in fondo al cuore, vedrai che macchierà, anima e vento, la bionda passerà, anima e corpo, ma non ci trufferà più. Miele sotto al sole, il coyote arriverà, vedrai che sarà veloce e ti convincerà, fiamme e sudore, vedrai che passerà. Rabbia e sudore, ma non ti ferirà più. Asciugati le mani, una speranza, la maschera che porti scompare nella nebbia, la maschera che porti rivelerà i tuoi pianti. Non bastano le porte a chiuderti le voglie, non bastano le strade a spingerti sul monte, ci vogliono le fiamme del deserto. Ci vogliono i sospiri a riportarti sul nel fango. Acustica solista, grazie. Grazie a voi. Vedete il quadro che lui adesso prepara per far vedere la musica del mio studio, noi intanto che teniamo ancora, cioè questa è l'intrattenimento, non fare cantanti, in realtà questo è un grande oggetto, sono vicino qui, un altro dottore, questo medico proprio dottore. Mi sento ultimamente, fino a maggio,
ce l'ho sempre avuto, come un reflusso che mi viene, tutto in questo periodo che Matrioska non si sa che fine farà, non so, non riesco più a mangiare, la notte mi sveglio alle 4 e sono già sveglio, non mi viene addormento più, c'è qualche cosa, mi dai un microfono? Eccoci qua. Ce l'ha un... Non so, dottore, sì, tu e tre rivediamo adesso, non so, ma adesso se muore Matrioska, guarirò? Penso proprio di no. Ah, mi rimane ormai? No, io penso che questo, tutto questo spettacolo che avete allestito e con tutto ciò che rappresenta, io penso che stia diventando una questione estremamente essenziale. Anche il vivere, signor dottore, guardi anche loro, che no, che siamo, parliamo, qui siamo vivere, in teatro, sa. Vivere per un motivo che risulta molto importante, questo può essere di stimolo anche per tante altre persone. Voglio riportare il discorso sulla gente e quindi chiedo scusa se mi allontano un po' dal discorso, ma io tutti i giorni vedo tanta gente che è demotivata, cerca pazienti perché è medico di famiglia, chiaramente. E però questa gente arriva con delle sintomatologie o pseudopatologie che spesso nascono da situazioni di soddisfazione, di perdere il tempo appresso a tanti miraggi che non esistono. Allora noi facciamo un tipo di medicina che nella realtà dovrebbe sopprimere in un certo senso questi sintomi, ma non è così. Il dialogo che esiste tra medico e paziente è un dialogo estremamente importante e formativo. La dimensione dell'ascolto, come dicevamo oggi, è una dimensione estremamente importante e serve a mettere a fuoco determinate cose. Allora, carissimo, io penso una cosa. Io scherzo. Naturalmente, io ritengo che partecipare a queste cose, non farle mai morire, significa dare opportunità di salute e di coscienza. E lui anche, che ripeto, il tormentone, il nipote del vero scopritore della penicillina. E ce lo deve credere perché poi lo dice Rai 1, lo dicono Mediaset, un sacco di... è sempre ospite dappertutto con queste foto di questo zio che ha scoperto la penicillina e nessuno gli dà credito, o forse sì adesso. Beh, noi stiamo portando avanti questo discorso, cioè innanzitutto è mio nonno, quindi era il padre di mia madre. Ma guarda un po', tutte le volte che sentia dico faccio pure le gaffe, sto poco male dottore. Quello ultimamente, anche l'altro giorno sono stato a un convegno dove si parlava della... cioè è stato pubblicato un libro che si chiama Il caso Penicillina, nella quale veniva fatta la disamina di questa grandissima scoperta, parlando anche di questo scienziato molisano nato a Sepino nel 1869 che si chiamava Vincenzo Tiberio, il quale da un'osservazione estremamente intelligente capì che la muffa che ricopriva un pozzo della casa presso la quale lui viveva, bene, tutte le volte che questo pozzo veniva ripulito dalla muffa la gente si ammalava. Allora cosa condusse? Una serie di esperimenti dimostrò che nell'estratto acquoso di queste muffe c'era un principio che aveva un potente potere battericida, era la penicillina, aveva 26 anni, ma nessuno gli diede retta. Amareggiato, lasciò, era il 1895. Pensate che Fleming la sua osservazione la farà nel 1929 e non capì assolutamente nulla di quello che aveva scoperto, pensava che fosse un disinfettante. Ben 10 anni dopo, due grandi scienziati, Florey e Chain, che insieme a Fleming ebbero poi il premio Nobel nel 1945 per la scoperta della penicillina, capirono che quell'osservazione poteva essere sviluppata. E tant'è vero che dimostrarono che quella era la penicillina. Ma io ritorno al discorso di Vincenzo Di Bello. Io sto portando avanti con i miei parenti questo discorso perché non mi interessa. Io affermo che Fleming l'ha scoperta, affermo che Florey e Chain l'hanno scoperta. Ma io voglio soltanto dire, affermare, che l'osservazione e la dimostrazione di questa scoperta è tutta del lavoro del 1895 di questo Vincenzo Di Bello. Io lo sto portando avanti per questo, non voglio contestare nulla. Qualcuno mi ha detto, ma lei ci vuole fare i soldi? Non mi interessa assolutamente. Voglio che si sappia che anche in questo contesto storico, che c'è stato un italiano che non ha chiesto nulla. Lui tenne per sé queste cose, soltanto ci fu solo questa pubblicazione che fu scoperta 50 anni dopo per caso,
ma voglio, affermo e voglio che si sappia che la scoperta della penicillina fu italiana. Grazie. Diceva, che c'entra tutta questa storia? Allora io devo sempre fare questa storia penicillina, perché mi sembra come quelle cose che raccontano Augusto, Rodolfo, voi chiamo tutti per nome, tanto qua sul palco si può fare, che dicono si può fare, no? Quante cose nella cosiddetta economia sociale, nell'impresa sociale, sono state inventate anche 30 anni fa, proprio da loro magari, e adesso diventano scoperte di questi dei ministeri. No, beh. Oppure, scherziamo, oppure all'improvviso diventano leggi. Proprio un flash da Augusto e da Rodolfo Giorgetti, una cosa che mi sembra un'invenzione come l'acqua calda, come la penicillina, la scoperta, che adesso vi ritrovate e dite, oh, però l'avevamo detto, però ci sta nella società anche se non me l'hanno attribuita. Mi sono trovato dalle carte del ministero dei documenti che io feci 20 anni fa a Pordenone e li stanno utilizzando adesso per fare sistema di welfare, di work, di lavoro e di assistenza. 20 anni fa, poi, no, distritte da me quando facevo derogare i servizi sociali con le servizi del lavoro. Questa è una cosa. Ma io credo che il sociale è un po' questa caratteristica, cioè nel sociale non basta rivendicare, chiedere, proporre, ci vuole pure qualcuno che ogni tanto si rimbocca le maniche e dice cominciamo a fare qualcosa. E questo in Italia è successo, nel senso che Noi, dico noi perché siamo stati in tanti, abbiamo costituito le prime cooperative sociali che le chiamavamo integrate. All'inizio degli anni 70. Integrate. La legge è del 91. Abbiamo inserito i bambini con disabilità nella scuola all'inizio degli anni 70, la legge è del 77. E abbiamo chiuso i manicomi e la legge per una dopo, ma questo credo che sia positivo perché c'è stata gente che ha affrontato concretamente il problema, positivo perché ci sono state istituzioni che hanno capito che quella era stata giusta, che era la strada giusta, e hanno poi prodotto delle leggi, delle direttive, delle misure amministrative che hanno consentito a quella realtà di svilupparsi. Quindi non ci stanno i buoni e i cattivi, ci sta un dialogo nella società tra il sociale che, vivendo direttamente i problemi, sicuramente ha una maggiore sensibilità e cerca di trovare delle soluzioni, e poi diciamo le istituzioni che sono sensibili, sono state, devo dire, concretamente sensibili a queste sollecitazioni e hanno prodotto delle leggi. Quest'anno credo posso citare due leggi importanti. Quando le famiglie delle persone con disabilità hanno cominciato a porre il problema, ma finora abbiamo tenuto i nostri figli, li abbiamo seguiti nella famiglia, li abbiamo aiutati a inserirsi, adesso invecchiamo. Una cosa era quando i genitori erano 30 anni e i figli ne avevano 12-13 e andavano a spasso con la carrozzella, altra cosa è quando i genitori gli anni ce n'hanno 70, i figli ce n'hanno 50, pesano 80 kg e non gliela si fa più. Allora il dopo di noi, chi ci pensa dopo? Credo che la legge 112 approvata di recente recepisce questa sollecitazione delle famiglie, del mondo della disabilità, e mi auguro che da questo si possa sviluppare in interventi e diciamo risposte concrete. Altra cosa importante è la legge sull'agricoltura sociale. Anche qui tanti volontari, operatori, a un certo punto hanno capito che il settore dell'agricoltura poteva essere, per tante persone che cercavano lavoro ma che avevano anche delle difficoltà, poteva essere diciamo un'attività che aiutava quelle persone a mettere a frutto le loro potenzialità, le loro abilità, e quindi da queste esperienze concrete, da queste esperienze positive è nata oggi la legge sull'agricoltura sociale, che mi auguro nei prossimi anni dia la possibilità di sviluppare tutta una serie di imprese sociali che possano dare opportunità di lavoro a tante persone che altrimenti sarebbero fuori. E questa è la dinamica del sociale, e credo che sia una dinamica positiva.
positiva, ci vuole chi sperimenta le strade nuove, ma ci vogliono poi istituzioni sensibili che sappiano togliere il buono di quell'esperienza e sappiano tradurle in legge e in direttive amministrative. Credo che questo sia un po' quello che è avvenuto, credo, nel nostro paese, e credo di poter dire che da questo punto di vista l'Italia, che è sempre così criticata, l'Italia è l'ultima in Europa, l'Italia è quella così, però l'integrazione sociale del mondo della disabilità in Europa ce l'abbiamo portata noi, e questo credo dobbiamo rivendicarlo, perché credo che sia un grande successo del nostro paese. Rodolfo Giorgetti voleva aggiungere qualcosa, vero? Ma se c'è un punto in cui non siamo riusciti a fare un passo avanti, quando parliamo della presa in carico delle persone, ci dimentichiamo dei sentimenti delle persone, cioè c'è un problema che riguarda, come dire, la capacità di esprimere amore e l'omosessualità. Su questo punto c'è un tabù totale. Credo che sia ora che in questo momento si apre anche una discussione al nostro interno e una politica che anche i disabili hanno bisogno di amore e di sesso. Grazie. Visto la scaletta ha detto che non è fatta, adesso si siede, senza poter rispondere a qualche domanda. Mamma mia! Allora, la prima domanda è un sogno. Di chi? Tuo. Un sogno mio? Quello di avere una famiglia così allargata da poterla contenere dentro una casa che non possiedo, grande quanto questo teatro. Devo fare muro, dice Augusto. Sociale. Poi ho un'altra domanda. Visto che parli tanto di famiglia, di stretto allargata, un pensiero per qualcuno che sta a fianco, immagino sia difficilissimo, quindi penso che ti lo meriti quanto te e di tua moglie. E allora la chiamiamo qui, la presidente della cooperativa sociale integrata Mariosca, Gaia Carletti, che dice che anche mia moglie non si trovava prima. Prego, Gaia. Dedicargli un pensiero, ammazza, qui mi sembra di stare la Maria De Filippi. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene. Non mi è piaciuto. No, è perché mi permetti di fare, di essere così come sono. La possiamo far vedere? No, no, no. La fine qui? Ma che no? No, ma va bene, va bene. Devo tornare la regia. Ma la regia, per cui quello che non va bene è colpa sua. Stretti, no? Poi invece chi sono gli altri che hanno da fare delle domande a lui? Io volevo farti una domanda. Ah, eccolo là. No, volevo dirti, no? Tu hai tutto, no? Ho tutto, va bene. Ma dico, hai una bella pelle. Ma cosa te ne frega te degli handicappati? E tanto tu stai bene, vivi bene, sei qui pacifico, cosa ti è venuto in mente di aiutare i disabili e questi qui che tanto non sono neanche italiani? Cosa ti è venuto, perché? No, siamo sempre persone. Ma io l'ho sempre detto. Cosa ti è venuto in mente? No, non mi è venuto in mente, perché come mi sono cambiato sempre in mezzo ai piedi e io devo trovare la soluzione per levarmi dei piedi. Ma dimmi. Se li rendo, ho detto, se li rendo autonomi gli faccio qualcosa, mi si levano intorno. No, ma dimmi. E invece si appiccicano e si moltiplicano, è questo che è il problema. No, ma dimmi il motivo, no?